costruito Biceglie, le principali opere pubbliche, anche gli assi viari su cui ancora oggi si sviluppa la città, ma non se ne è arricchito. Una persona che ha dato tutto il suo impegno, la sua passione alla politica, che ha guidato amministrazioni in tempi difficili del dopoguerra, ma che alla fine ha lasciato un lascito molto importante, scrivendo che tutto ciò che si faceva serviva ad andare oltre le persone che lo realizzavano. Una idea di un approccio nobile, sincero, con un'etica della politica che va assolutamente recuperata. Sarà questo il leitmotiv della campagna elettorale che dobbiamo attenderci per dicembre 2018? Servono esempi, serve un modo nuovo e diverso di fare la politica. Non è pensabile che la politica siano i pacchetti di tessere, siano i concorsi truccati per far avvantaggiare e assumere gli amici. Non è pensabile che la politica sia il potere o la lotta per conquistare un'altra poltrona. Occorre costruire una grande squadra, una grande amministrazione che guidi Biceglie nell'interesse di 56.000 cittadini e non nell'interesse della carriera di uno solo. È questo che io penso che il centrodestra, che tutta la gente di buona volontà e per bene debba fare, e figure come quella di Umberto Paternostro possono essere dell'esempio ispirante. È già tempo di annunci? Adesso è tempo di riflessioni a cui io spero seguano annunci.